Signori, è abbastanza bruttino, diciamo bruttino perché non mi vengono in mente altri termini, pensare che stasera si gioca la Champions e noi nada. Si è giocata anche ieri e noi nada. Si è giocata nelle settimane scorse e noi nada. Si giocherà nelle prossime settimane e noi nada. Nada. Ieri sera ho visto la performance del City e soprattutto la rabbia di Haaland negli ultimi metri e la rapidità quando quel pallone milita nei pressi dell'area di rigore. Sono quei giocatori che ci nascono con quel talento specifico. Tanti possono dire, ma sono gol facili, però perché non li aveva mai fatti nessuno così tanti? Facili, ma perché li fa sembrare facili. Talento alla Pippo Inzaghi, no? Sugli ultimi metri, anzi centimetri forse di campo a disposizione, giocatore che veramente fa la differenza. Scordinato, brutto da vedere, cattivo, però efficace. Ed è terrificante dal punto di vista concettuale immaginarselo all'interno di una squadra ordinata, pulita, tecnica come il City, che in questi anni però ha avuto bisogno probabilmente negli ultimi metri di un ariete di questo tipo, ha già sgretolato qualsiasi tipo di record, è a quota 28 in Premier League capocannoniere, per darvi un dato, il Chelsea ne ha segnati 27, quindi proprio stiamo parlando di qualcosa di inimmaginabile. E stasera ci sarà una bellissima sfida tra Real e Liverpool e ovviamente il Napoli, che sfida una tedesca. Vi ricorda qualcosa un italiano contro una tedesca? No, non è una barzelletta, ma è la partita di domani. Oggi vi dico, ragazzi, triplo appuntamento. Perché? Perché esce il nuovo episodio di Tutti i Teorici. Ogni 15 alle 15, quindi sintonizzatevi sul canale YouTube perché ci sarà un nuovo ospite da intervistare in un video di circa un'ora, sono 52 minuti. Quindi, mentre, non lo so, lavate i piatti o andate in palestra, fate una corsetta, tornate a casa da lavoro, siete in autobus, quello che sarà, ascoltatevi Tutti i Teorici. E stasera invece ci vediamo con un appuntamento fuori dall'ordinario, perché alle 19:15 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Noi, come al solito, andremo a commentare le parole dell'allenatore, andremo a fare il punto della situazione per quanto riguarda i giocatori convocabili e schierabili nella partita di domani contro il Friburgo. Partita che, io lo torno a dire per l'ennesima volta, non è da sottovalutare, perché il Friburgo, visto all'andata, non ci ha creato nessun tipo di problema, ma là in Germania, nella Foresta Nera, sarà molto più difficile. Lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, lo dice la stagione del Friburgo e lo dice anche il risultato, che non siamo riusciti a concretizzare e chiudere. Siamo riusciti a dare il doppio giro, la doppia mandata, non ce l'abbiamo fatta. Siamo andati là, a Torino, siamo in casa nostra e abbiamo fatto soltanto un gol con Di Maria. Ieri vi ho pubblicato un video abbastanza lunghetto, perché si parla di mezz'ora, 30 minuti di contenuti anche messi giù secondo una scaletta, quindi secondo me è stato un buon contenuto, mi è piaciuto e sono contento che sia piaciuto anche a voi. Abbiamo fatto una sorta di analisi di quello che è il momento della Juventus. Poi oggi vi ho messo anche su Instagram e su Twitter un nuovo pezzettino in più in cui vi parlo del riassunto generale del video. Vi dico anche che lo scorso anno Napoli, Inter, Milan, giunti a questo punto della stagione, erano intorno ai 56-55 punti in campionato dopo 26 partite, il che significa che secondo me la Serie A è rimasta su quel livello lì, la Juventus ne ha conquistati 53. A parte il Napoli che sta facendo un campionato a parte, la Serie A non è andata oltre, perché il Napoli quest'estate ha fatto un ottimo lavoro di scouting e sul campo sta meritando questo trionfo, questo campionato che l'anno scorso nessuno era riuscito a fare. Quindi il livello medio del campionato non è aumentato nella totalità, è aumentato nel singolo. Quindi il Napoli, che stasera ha la possibilità di andare anche ai quarti di Champions League, potrebbero essere quindi tre le squadre italiane ai quarti di Champions League. Qualcuno dice sì. Allora, a livello della Serie A non è così scarso. Può essere sì, come può essere no. Secondo me, semplicemente il Milan ha trovato un Tottenham che in questo momento non è una squadra di alto livello, anche se sta comunque lottando per l'accesso alla Champions in Premier League, ma sta facendo fatica. Sappiamo anche che ci sono delle difficoltà con Conte, alcuni giocatori, Richarlison, proprio per dire l'ultimo, e anche proprio nella testa di Conte questa volontà rimango, non rimango, forse torno, forse smetto. Quindi
non è proprio la squadra di riferimento in questo momento il Tottenham. L'Inter ha beccato il Porto, noi abbiamo ben poco da dire sul Porto perché ci sono dei brutti ricordi. Non è stata una partita eccezionale, sia Inter che Milan passano comunque con un gol di scarto e un gol segnato tra andata e ritorno, quindi partite di Champions non proprio come si dovrebbe attendere una partita di Champions. Il Napoli ha fatto una buona partita all'andata, 2-0 in vantaggio con anche espulsione dell'attaccante che non ci sarà questa sera, Colomani. Napoli però è quella nell'equazione che non mi sorprende, poi magari uscirà stasera, non lo so, non credo nemmeno che uscirà, però non penso che il dato sia guardate, ci sono 2-3 italiani ai quarti, quindi la Serie A regna. No, non credo che sia quello il ragionamento da fare, anche perché probabilmente queste squadre comunque alcuni punti per strada hanno persi perché si sono concentrate anche sull'Europa. Ed è un po' il discorso che si è sempre fatto negli anni in cui la Juventus vinceva i campionati, andava avanti in Champions, sembrava la normalità, ma non è la normalità continuare a macinare campionati e continuare a macinare posizioni in Europa. Sono state cose straordinarie collezionate dalla Juventus, dove Allegri allenava, e quindi ci sono stati dei risultati allucinanti conseguiti da allenatore e squadra in quegli anni lì. In questa stagione si sta facendo un po' più fatica, e questo credo che sia un eufemismo, ma è così, ma la Juve merita il secondo posto per quello che è il livello della Serie A. Poi ieri vi parlavo di cose che secondo me la Juve sa fare bene e cose che sa fare meno bene. E vi parlavo anche di Rosa, che comunque negli 11 titolari, che deve essere schierata col 3-5-2 perché gli 11 migliori, quindi questa quadra che si è trovata la Juve, va a reincarnare bene quel modulo lì, ma una Rosa non costruita, no, per giocare con quel modulo, a maggior ragione nei ricambi, dove si fa un po' più fatica. E infatti oggi voglio andare insieme a voi a ragionare su quella che potrebbe essere la formazione. Poi ascolteremo quello che ci dirà Allegri, tra l'altro oggi è il compleanno di Pogba, tanti auguri, ma non sarà disponibile ovviamente per la trasferta in terra tedesca. Szczęsny in porta, Danilo Bremer e uno tra Desciglio e Rugani, immagino a completare il terzetto. Bonucci è fuori e comunque non è pronto probabilmente per una serata di questo tipo. C'è anche Gatti che potrebbe essere preso in considerazione. Io vi dico, conoscendo Allegri e avendo un po' capito come ragiona in queste partite qui, si fida di più dell'usato sicuro. Anche l'anno scorso comunque c'era Rugani in Champions con il Villarreal. Credo che vedremo Desciglio adattato come terzo di difesa, non credo che vedremo un cambio di modulo, sarei quantomeno sorpreso di vedere un cambio di modulo in una partita così delicata di ritorno e senza la certezza di avere tutti i giocatori a disposizione davanti, quindi la possibilità di schierare il tridente. Sarei molto sorpreso, quindi io mi immagino Desciglio come terzo, ma potrebbe pure essere Rugani. Locatelli, Rabiot e Fagioli, quindi si torna al centrocampo titolare, che è la cosa che funziona, sugli esterni Kostić e Cuadrado, dove è la miglior configurazione possibile. Poi potrebbe essere Rugani titolare e Desciglio alto a destra con Cuadrado come cambio? Sì, potrebbe anche essere così. In attacco, secondo me qui c'è da parlare, c'è da discutere tanto, perché io mi immagino Di Maria e Ken. Di Maria è da valutare, però non è detto che recupererà, potrebbe non recuperare, potrebbe essere tenuto a riposo per precauzione in vista anche della prossima partita con l'Inter, potrebbero non volerlo rischiare. Se starà bene giocherà e sarà un bene per la Juve, perché siamo Di Maria dipendenti, con Di Maria facciamo un certo tipo di gioco, senza Di Maria un altro, siamo più piatti, più prevedibili, più lenti, la palla non arriva e segniamo anche di meno, facciamo anche meno gol, andiamo meno in verticale, perché Di Maria fa la differenza, proprio perché lui ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Se non ci sarà Di Maria, immagino che ci sarà Miretti sulla tre quarti, come abbiamo spesso visto in stagione. Perché Ken e non Vlahovic? Perché Ken è squalificato in campionato, quindi non potrà essere a disposizione con l'Inter. Vlahovic non è in un gran momento e non abbiamo tanti giocatori di ricambio, quindi secondo me Allegri potrebbe ragionare nel volere titolare un giocatore come Ken e a disposizione uno come Vlahovic nel caso in cui si dovesse andare poi sul lungo della partita, perché potrebbe durare più di 90 minuti la partita, che se finisce 1-1 vai supplementare e poi vai ai calci di rigore. Quindi mi immagino una roba di questo tipo, anche perché Ken, lo sappiamo, rende di più dall'inizio piuttosto che a partita in corso, e quindi vediamo se non potrà essere una roba di questo tipo, anche perché Ken è da un po' che è fuori. L'ultima volta che l'abbiamo visto titolare forse è stato proprio al ritorno con il Nantes, dove Allegri è andato a giocare proprio su questa roba qui. Quindi, conoscendo
il modus operandi e i ragionamenti che solitamente fa Allegri, secondo me Ken titolare non è da escludere a priori. Poi vediamo che cosa succederà e cosa ci dirà questa sera. Quindi, ricapitolando, primo appuntamento l'abbiamo esaurito in questo momento, secondo appuntamento tutti i teorici ogni 15 alle 15, terzo appuntamento conferenza stampa di stasera per capire se quello che vi ho detto può essere vero oppure no. Un abbraccio, a dopo.